ciclisti abruzzesi sugli scudi nelle competizioni delle varie categorie svolte nel 2017. Per i protagonisti di questa disciplina, la giornata vissuta lo scorso sabato all'Aquila è stato un momento di notevole soddisfazione per i titoli conquistati. Grande partecipazione di atleti e società alla festa regionale del ciclismo all'Auditorium del Parco, che è servita per tracciare il bilancio dello scorso anno. Il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marroni. È una dimostrazione che anche quest'anno le società hanno lavorato benissimo e hanno ottenuto risultati. Un punto fermo da cui chiudiamo la stagione precedente e apriamo quella successiva. L'evento è stato fortemente voluto nel capoluogo di regione dal presidente provinciale Fernando Ranalli, che ha messo in risalto le capacità del movimento ciclistico della provincia dell'Aquila. Ha dei buoni atleti e soprattutto si distingue per i disabili. Cioè abbiamo una società ciclistica Sulmona, il pedale sulmonese, che sono 3 anni di fila che organizza una tappa del Giro d'Italia dell'Handbike. Abbiamo una nuova società di costituzione, Prezza Gravity School, una società tutta di giovani, che è impegnata nel settore dei giovani e soprattutto del downhill. A rivolgere un plauso agli attori di questa disciplina sono stati i rappresentanti del CONI, nelle persone del presidente regionale Enzo Imbastaro e del delegato provinciale Luciano Perazza. Alla manifestazione è stato ospite Vittorio Marcelli di Magliano De Marzi, che vinse il titolo di campione del mondo dei dilettanti a Montevideo esattamente 50 anni fa. Il mio ciclismo di allora era un altro ciclismo, oggi è cambiato tutto, sono tutte tecniche diverse, solo che bisogna ringraziare già questi bambini, bisogna dirgli bravi, che hanno preso e intrapreso uno sport molto faticoso. Tra gli ospiti anche l'aquilana Alessandra De Torre, campionessa del mondo juniores su strada nel 96 a Novo Mesto, che di premi in carriera ne ha ricevuti tanti. Uno dei più belli è stato quello del titolo iridato, non tolgo neanche i titoli tricolori, perché insomma la maglia tricolore per un italiano è sempre importantissimo. Poi c'è stata anche la premiazione nella quale sono andata alle Olimpiadi di Pechino, quindi una bella soddisfazione. La festa regionale del ciclismo è stata organizzata grazie alla SD Ciclocral, che promuove ogni anno la Gran Fondo Città dell'Aquila, tra gli eventi di spicco del ciclismo aquilano, che sarà alla ribalta anche nel 2018. Quello che ci attende principale è la tappa del Giro d'Italia a Campo Imperatore del 13 maggio, dopodiché la settimana dopo ci sarà la Gran Fondo organizzata dal Ciclo Crawl del Comune dell'Aquila, pure una manifestazione bellissima che ha due tracciati, uno medio, diciamo, e uno più lungo, ed è veramente bella. Io ho anche partecipato un anno, è una bellissima manifestazione. Sarà la terza edizione il 20 maggio 2018, speriamo che i numeri crescano ancora di più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto 700 iscrizioni, quest'anno speriamo di superare i 1000. Dopodiché avremo nel periodo estivo, stiamo organizzando una bellissima nottata con 140 associazioni coinvolte, la Notte Bianca dello Sport. Insomma, il Comune è molto impegnato per organizzare grandi eventi che richiamino su questo territorio un gran numero di persone per quanto riguarda le manifestazioni sportive, per cui ben vengano giornate come queste in cui si celebra lo sport, ben vengano momenti di manifestazioni agonistiche e non nella nostra città.